In un mese soltanto 2.210 persone in Italia hanno potuto ritirare il farmaco antivirale di Pfizer Paxlovid contro il Covid-19 in farmacia. Un vero e proprio flop nei numeri, quello denunciato anche dal virologo Roberto Burioni, che ha parlato di burocrazia che annulla la scienza, dopo un'inchiesta del giornalista Giovanni Rodriguez. I dati diffusi sono quelli ufficiali dell'AIFA, una cosa ritenuta grave nonostante la possibilità di prescrizione da parte dei medici di famiglia e la distribuzione nelle farmacie territoriali. In Abruzzo, ad esempio, sempre in un mese, soltanto 28 persone hanno avuto accesso a questo farmaco in farmacia. Le regioni che ne hanno rilasciato di più sono invece Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Insomma, il ricorso a questo antivirale, che se preso entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi, può prevenire il rischio di ospedalizzazione dell'80%, stenta nonostante tutto a decollare. A metà 2022 soltanto 23.392 persone in Italia lo hanno usato, a fronte di un'opzione di 600.000 trattamenti che si erano ipotizzati. Le cause sono diverse. La prima può essere la limitazione della prescrizione, che si fa solo a determinati tipi di soggetti, pazienti fragili, quando per alcuni medici andrebbe allargata la platea dei beneficiari anche agli over 75 senza patologie. La seconda questione è la formazione dei medici di famiglia e dei farmacisti. Anche i tempi sono stretti, il farmaco incide se preso entro pochi giorni dai sintomi. Troppa burocrazia, insomma, e anche un po' di timore a volte a prescrivere. Di certo i numeri parlano chiaro e con la ripresa dei contagi che non si arrestano nonostante il caldo è opportuno fare una riflessione seria. In autunno ci si deve far trovare pronti perché il ricorso all'antivirale potrebbe essere un valido alleato oltre il vaccino. Il farmaco peraltro non ha costi per gli interessati. Il protocollo sottoscritto a livello nazionale è sino al 31 dicembre. Il presidente di Assofarma, Venanzio Gizzi, difende l'accordo e il funzionamento del sistema, ma tutto va migliorato ovviamente. Anche qui abbiamo pagato una velocità differente di una regione rispetto all'altra e un sistema sanitario a 21 moduli, qual è quello del nostro paese. Però diciamo che poi, che alla fine, i corsi di formazione e il rapporto fra i medici di base e i farmacisti, perché sappiamo che questo medicinale deve essere prescritto dai medici di base per le persone fragili, per gli anziani, e sappiamo che questo accordo fra le regioni è funzionato perfettamente e le farmacie, come sempre, hanno risposto, le farmacie comunali, ma le farmacie in senso generale, hanno risposto all'appello fatto dal Ministero, distribuendo senza oneri per il Servizio Sanitario Nazionale questo farmaco ai bisognosi, alle popolazioni bisognose. Aspettiamo l'autunno, speriamo di superare tutte le difficoltà legate alla pandemia e vedremo che tipo di organizzazione più efficiente, ma soprattutto che sensibilità ci sarà nella popolazione.